Più che rivedo queste decisioni e più dico che Gasperini sarà l'odio da mezza Italia, ma qua vi volevo mettere voi, no? Tifosetti che magari siete contenti perché non si sa il motivo esattamente che vi possa portare magari a non averti fatto un minimo, o almeno un minimo dispiacere, a vedere che una squadra che porta con merito questo numero, 13, 13, 13 bolline, hanno bisogno di questo? Hanno bisogno di questo. La Spagna nel ranking sta affondando come il Titanic e ha bisogno di questi aiuti qua. Cioè, stavamo mandando fuori il Barcellona, l'Atletico Madrid, per grazia divina di Giroud che sulla rocciata mi ha fatto pure godè. E invece niente. La partita doveva essere commentata giudicando lo spettacolo, portando il nostro piatto tipico, lo chef Serie A. Cosa propone per dolce? Un Atalanta, un qualcosa di interessante e una squadra che di tutte quelle che mostrate fino ad ora aveva un'idea vincente, un qualcosa di significativo, che poi mi vai ad annullare per una cosa che non esiste, non rivedere al VAR. Puoi avere la tua idea sul momento. E poi te la decide il campione, perché anche se in una squadra ti mancano tanti campioni, gli ai campioni, quando sono tutti presenti, si allenano con tutti gli altri e generano dei campioni. Ferland Mendy gioca in Francia, Theo Hernandez nemmeno, per farvi capire quanti fenomeni hanno in quella cazzo di nazionalità. Pure sto terzino che è sinistro e tira col destro, che si procura rigore e segna. Bancatore di FIFA, mortacci tua. Ripeto, è nervosismo quello che ti porta a fine partita a dover usare la parola arbitro o arbitraggio nel titolo di un commento di una cosa del genere, mentre gli fanno rivedere, tra parentesi, questa squadra qua che oggi in panchina ha fatto il turnover, perché sì, ha già fatto il turnover. Oggi in panchina c'aveva De Bruyne, c'aveva Aguero, c'aveva certi giocatori che ci fanno due squadre, Ferran Torres, altra roba. Forse pensano anche al campionato, l'hanno quasi passeggiata questa col Gladbach, superiorità netta, squadra che secondo me, per esempio, su uno stesso Real Madrid, daglielo ancora che mi rivince un altro anno di fila e Real lo rimanda a casa. Anche se Real andrebbe visto con altri giocatori al posto di quelli che oggi erano in campo. Però l'Atalanta ha fatto una gara che gli si va riconosciuta per quello che sono state le difficoltà. Ha avuto dei problemi in mezzo al campo perché dei giocatori sono entrati male in campo. Se Gasperini ha cacciato Gomez per i suoi motivi, oggi con Ilicic ce la può avere a morte. Perché Ilicic l'hai messo in campo perché l'Atalanta non ha perso solo un uomo, ma ha perso pure il faro. Che ogni volta che attacca l'Atalanta i palloni passano da lui. Un sarà il Ronaldinho, un sarà Ilicic, è Zapata che è l'uomo che ti tiene il pallone lì, di spalle alla porta, che quando tiene palla o lo stendi con un fallo, se ne va in potenza, in velocità, oppure trova lo scarico. Perdere Zapata e perdere un uomo è poi veramente impossibile riuscire a trovare la luce. Se quando entra Ilicic in campo lo vedi disorientato, mezzo inconfusionato, infatti al momento della sostituzione non si sono presi la marcatura su Mendy, errore da una squadra che poi va a pagare il singolo episodio contro una squadra allenata da un Zidane che ha vinto Champions League, che manco le ultime italiane negli ultimi 20 anni, solo un allenatore ne ha vinte più di tutti noi, no? Gli ultimi 20 anni, ho detto, no, ci manca solo che mi arrivano milanisti a scrivere, e ripeto, è una cosa che fa male perché ripeto. L'Italia proponeva l'Atalanta come migliore arma, come unica arma che tutti ieri stavamo a dire che il nostro calcio, io dicevo, non può arrivare a quei livelli e siamo sempre indietro e si sta più tempo a gufare e sulle italiane che a sostenerle. Tanto gli altri sono sempre più su e noi siamo sempre più giù se ci abbassiamo a questi livelli. Ognuno è libero di fare il cazzo che ci pare, ma poi ci lamentiamo se magari a forza di fare delusioni europee andà a passeggiare in Europa League, poi si arriva con un anno. Come sei arrivato? Terzo? Ci vado in Champions? No, perché il terzo non ti garantisce il posto in Champions. Hanno cambiato la regola e ci andò bene. Ci è andato tanto bene, guarda, che ci hanno dato la possibilità con il quarto posto andare in Champions League diretta. Ma guarda un po' se la Juve usciva magari ai gironi, come fanno tante squadre, e poi dicono i posti autogol, meglio uscire ai gironi che andare avanti e evitare queste figuracce. Ma che cazzo di mentalità è? Intanto soldini nella Champions. Se non ci provi, allora che devi a fare? Allora, se non riesci a vivere a saltà, ammazzati, perché tanto un po' nella vita un po' rischia, un po' provare. Allora, un vive la vita, un vive le partite, un tifana squad di Lega Pro che gioca contro gli scappati di casa, un tifare mai una squadra forte se poi vuoi evitare le figure in Champions, perché c'è certa gente che dice contro questo City meglio Ale uscire col Porto. Ma che cazzo vuol dire?
Queste partite qua le potevo vivere, le potevo vedere bene con gli occhi cosa poteva essere l'Atalanta con la Madrid, che ha provato nonostante tutto ad attaccare nel limite del possibile. E mi ha fatto vedere una cosa che gli va riconosciuta e forse nessuno lo farà. Che sta squadra qua, nonostante le assenze numerose che aveva il Real, anni fa, sta Atalanta non perdeva 1-0, perdeva 3-0. Invece ha anche dimostrato negli anni come questo gruppo, oltre ad essere una squadra per molti occasionali, frivola, prima o poi finirà il sogno, il circo, il coso, i gol, che aveva trovato la sua solidità difensiva, con i vari Toloi che oggi monumentale, Gin City, quasi zero errori, cioè Gosens che si difende da essere un esterno di tutta fascia e anche un terzino applicabile benissimo quasi in una difesa a 4, che portatemelo a me e ve lo pago con lingotti d'oro sto Gosens, che è veramente inesauribile. Non so se con la Sampdoria domenica a mezz'ora e mezzo ci vorrà forse il massaggiatore cardiaco per farlo giocare. Perdono Zapata, quindi comunque chi gli ha tirato a sta squadra evidentemente era sta Godè dal divano. Purtroppo si fa così. Oggi e ieri ho avuto a vedere le italiane per commentarle. Speravo, eravamo in live, di vedere il divertimento, non è arrivato. Il Real ha tenuto palla, l'Atalanta cercava di tenere botta, giustamente. L'unico errore è Ilicic, è andato in campo, doveva tenere palloni, doveva smistare la squadra, doveva aiutare, doveva prenderla a braccetto. L'uomo di qualità entra svogliato e lì veramente viene da pensare, ma se veramente Gasperini aveva dei problemi con Gomez, adesso cosa gli può andare a dire Ilicic? Insomma, Gasperini un po' con Ilicic avrà da dire, cioè se lo prenderà un po', si prenderanno gli spogliatoi secondo me. Perché Ilicic è entrato, ha fatto una mezz'oretta non si può commentare la mezz'ora di Ilicic, perché è impalpabile. Un giocatore così che dovrebbe comunque vivere questa competizione come un evento, dici lo vivo ora, chissà se lo rivivrò il prossimo anno, devi dare tutto, devi in quella mezz'ora lì devi correre, devi coprire le diagonali che non esistono in mezzo al campo, e tutti l'hanno fatto. Mele, il sostituto di Atebur non lo cambi con nessuno. Mele ha provato a far su per tutta la gara, si è scivolato su Mendy, ecco il suo unico errore, grave, poi alla fine ha portato al rosso, il gol è una perla, lo vedi, è una perla che trova una squadra che ha vinto queste coppe, che non ha bisogno di aiuti e che ha campioni, che si allenano con campioni, e questa è la riserva di Marcelo, che poi andrà a far titolare. E adesso, bam, se prima se ne parlava solo di giocatore forte su FIFA, mi immagino adesso quel che può diventare Ferlan. Centrocampo, ripeto, del Real Madrid, che alla fine, se vai a parlare di numeri, sommate le presenze dei giocatori del centrocampo del Real, Casemiro, che salterà il ritorno, importante, ma ci sarà Rivalverde, quindi ci saranno dei ritorni nel Real Madrid. L'Atalanta lo farà il gol in Spagna, ma il Real Madrid non sta di certo a guardare. Il Real Madrid lo sa difendere quel gol. Non ritornerà Ramos, ma questo Nacho visto oggi non è stato manco da meno, ha marcato molto bene Muriel e lo ha anche annullato a modo suo. Per quel poco che si è visto Atalanta-Real 11 contro 11. Poi, ovviamente, i discorsi, gli episodi e gli arbitri. Io, meno male che la vedo da spettatore, non voglio di certo rivivere da protagonista una ladrata del genere. Casemiro qua si tuffa su Pasalic. Poteva essere giallo per doppia, per simulazione, ma non ha voluto fare niente. Romero continua a dire che la Juventus, forse, se gli vuole dedicare una frase, poteva farci un pensierino un pochino prima. Però voleva cercare in qualche modo di vendere qualche giocatore, l'abbiamo venduto quello, e secondo me lo riscatteranno, 22 milioni. Niente, raga, fa ancora male, fa male, perché ogni volta è sempre questo il modo per parlare della Champions League, sempre dell'arbitraggio, e non è possibile quando ci stai al VAR, siamo nel 2021, non si può fare ste sviste. È come dire che nel tennis tira una palla fuori e non c'è l'inquadratura e l'arbitro me la dà buona, no, chiamo la chiamata quella del giudice di linea con un cazzo di inquadratura artificiale robotica e mi dice che è palla fuori, bello.